prima tappa del PPT 2011 dal casino Corona di Craniscagora, 519.000 euro di montepremi per una scarica di adrenalina pura. Sentiamo cosa dicono ai microfoni di People's TV i diretti interessati, i giocatori. Ciao a tutti e ben ritrovati nell'angolo blog. Siamo con Cristian Padula, Nick You e Basta. È il primo player out del tavolo pro che si sta intanto giocando, malauguratamente, si sta ancora giocando a Cranisca. E lui è il nostro affezionato giocatore, è un Nick che ricorre tra l'altro spesso anche nelle zone premio dei nostri tornei. Niente, parliamo ovviamente, la domanda classica, anche se velocemente volevo capire con che carte sei uscito, comunque in che modo, perché so che comunque eri secondo fino a quel momento, quindi è stata abbastanza anche improvvisa l'uscita. Sì, era l'inizio, diciamo, le fasi iniziali del sit and go, c'è stato sui bui 75-150 un race dall'Under the Gun, UTG, che era il più corto al tavolo. Io con Jack-Jack ho fatto il minimo race per isolarmi e giocare la mano solo contro chi aveva l'original razor. E purtroppo c'è stato l'imprevisto di un altro call dello small blind, che si nascondeva con Dama-Dama. Purtroppo. Il flop portava un flop 5-8-9. E a quel punto purtroppo lui ha fatto il check, io ho bettato sul flop e lui ha mandato l'all-in. Ci ho pensato un po' e il range di mani a cui davo all'avversario, escludevo asso-asso, escludevo KK e mi rimaneva soltanto il 10-10. Bene, insomma. Sì, ho sbagliato la mia lettura e purtroppo ho collato l'all-in e sono uscito. Tutto qui. No, io avevo pensato di chiederti se la stanchezza avesse inciso, dato che hai giocato anche il sit di oggi delle 14. No, sinceramente però mi pare no. Di capire di no, perché è una stata la maledizione del Jack-Jack che si va a scontrare con Dama-Dama, quindi niente da fare, non è la stanchezza, sono carte un po' difficili da gestire, no? Sì, esattamente, molto difficili da gestire, però. Jack-Jack è una mano molto delicata. Sì. D'altra parte la lettura della mano di Cristian, per come ce la racconta, è una mano tecnicamente impossibile da vincere. Quindi, ma vorrei focalizzare, lo so che è difficile nel momento dell'amarezza, certo. Tu hai, come ricordava Romina, accumulato due brutte avventure nei tavoli di oggi, però c'è da dire che dietro a questi due tavoli c'era una lunga preparazione, un lavoro che è durato per mesi, una preparazione che si è sviluppata nel corso di tutto il campionato. Allora, noi proviamo ad offrire sempre dei contenuti ai nostri web spettatori, alcuni consigli. Da te vorrei che dicessi proprio questo: come uno sportivo, un giocatore come te, riesce a superare anche questi momenti difficili? Domani hai il day one. Il gioco è questo, e purtroppo ci sono i momenti belli, felici e i momenti brutti. Si superano con la passione verso questo gioco, l'applicazione, lo studio e nient'altro. Penso che sia tutto qui. E vabbè, sono parole confortanti quelle di Cristian. Ma dai, comunque col sorriso. Assolutamente. Quindi, intanto qua c'è una festa, qui. Siamo al Casino Corona, che è vivo in ogni sua parte. Rimito. Stasera. Sì. Cristian, un'ultima domanda. Al tavolo chi ti è parso il più temibile per il suo modo di giocare, per il modo in cui riesce a nascondersi? Forse proprio chi mi ha fatto fuori, debiti assai, secondo me. O i più skillati forse, non a discapito degli altri, sono tutti dei bravissimi giocatori, senza esclusione da nessuna parte, però comunque secondo me i più skillati sono Team May e debiti assai. E ti sarà capitato di incrociarli altre volte nella poker room? Online, spessissimo, molte volte. Nelle battute? Noi ci siamo, entrambi ci siamo autoplayati a vicenda. Sì, a volte vincono loro, qualche volta sono riuscito a farli fuori io. Vabbè, a breve la rivincita. Senz'altro, molto a breve. In bocca al lupo. In bocca al lupo per domani e noi invece ci ritroviamo sempre qui a breve, giusto? Certo. Bene, grazie.